Ieri pomeriggio, domenica, una barca catturata dal forte vento è finita in secca a Venezia, nel canale dei Petroli a Cassacolmata. A bordo tre persone che sono state tratte in salvo da un elicottero, il Drago 148 dei Vigili del Fuoco di Venezia. Le raffiche di vento hanno reso ingovernabile l'imbarcazione, sospingendola in secca, in una situazione di pericolo per gli occupanti. Gli uomini imbragati sono stati issati a bordo dagli elicotteristi, grazie al vericello che li ha recuperati uno alla volta. Una volta a bordo dell'elicottero, i tre malcapitati sono stati trasportati fino al terminal Fusina, presi in consegna dai vigili del fuoco di terra. Intervenuta sul posto anche un'autopompa lagunare e il personale del nucleo sommozzatori. Ci si chiede come si faccia a uscire in barca con un tempo come quello di ieri, con una bora che non solo era sostenuta, ma con raffiche molto più forti. Non è solo una questione di sicurezza per se stessi. Decidere di affrontare una condizione rischiosa come il vento e il mare di ieri significa mettere in conto che ci si può trovare in difficoltà e che qualcuno deve intervenire per prestarci soccorso. Significa mettere in pericolo inutilmente altre vite umane. La vita che abbiamo è una, non ha senso rischiarla senza motivo e ancor meno senso a costringere qualcun altro a rischiare la sua per aiutare noi. Allora, siamo alla cama, pescheria a cama qua ai Saloni e la cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa più tardi. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo, evitate qualsiasi tipo di stress.